Ciao agli amici di Video Radio Channel, io sono Francesca Mogavero di Buendia Books e oggi vi parlo di Carne mangia carne del giornalista e scrittore Andrea Monticone. Il libro che vedete qui è una fiaschetta, quindi un racconto o un mini romanzo, in questo caso un mini romanzo thriller, e un vermouth, quindi una storia forte alcolica noir, e un novello, ovvero un racconto scritto da un autore contemporaneo. Che cos'è Carne mangia carne? È appunto un thriller metropolitano ambientato nella città blindata, quindi nei giorni purtroppo di chiusura che abbiamo vissuto a causa del coronavirus. Cosa succede alla malavita quando la città è chiusa? Dorme anche lei? È in quarantena anche lei? Oppure, come si suol dire, il crimine non dorme mai? Anzi, lo scopriremo grazie a questo libro. Protagonista è il personaggio feriale di Andrea Monticone, il colonnello dei carabinieri Gabriele Sodano, che in questo caso si trova a dover affrontare la mafia nigeriana. E l'autore, essendosi occupato a lungo di cronaca nera, ha lavorato anche a Milano ed è un caporedattore qui a Torino, padroneggia molto bene la materia. E vi accorgerete che Andrea Monticone, quando scrive, quelle cose si avverano, quindi c'è un po' da aver paura. No, a parte gli scherzi, è un'indagine profondissima, originale e molto importante. Importante perché? Perché i diritti d'autore di questo piccolo grande libro saranno destinati alla Croce Rossa, che è stata in prima linea durante l'emergenza sanitaria. Quindi non vi resta che leggerlo, lo trovate in tutte le librerie e negli store online. E buona lettura e ciao agli amici di Video Radio Channel.